differenza riguarda soprattutto un'altra espressione, il dialogo sulle riforme istituzionali. Ora io devo dire che posso diventare pazzo quando sento qualcuno dire che le riforme istituzionali devono essere condivise e che quindi è giusto aprire un dialogo tra maggioranza e opposizione, che è una meravigliosa regola, attenzione, ma quando è diretta al bene pubblico e non quando è diretta a rafforzare come è avvenuto l'unico soggetto del dialogo, cioè il Presidente del Consiglio Berlusconi, il quale tra l'altro il dialogo non lo vuole perché non ne ha bisogno. Allora, tutto questo ha creato anche nell'elettorato, e qui riprendo qualcosa che aveva detto prima Marco, nell'elettorato di centrosinistra una certa stanchezza, perché noi non stiamo parlando così di opinioni o di cattivi umori o di stati d'animo, stiamo parlando di una cifra precisa, stiamo parlando di 4 milioni e 100 mila voti che il Partito Democratico ha perso nell'ultimo anno e mezzo. Allora, un gruppo dirigente responsabile non si pone il problema delle alleanze, con chi andare a Torino piuttosto che a Napoli, se andare con l'UDC o andare con la sinistra radicale o allearsi o non allearsi con l'Italia dei Valori. Si pone un problema centrale: dove sono finiti questi 4 milioni di voti e come possono ritornare, come possono essere recuperati, perché questo è un problema di democrazia. Allora, ecco che io leggo anch'io i giornali e vedo che questa mattina, dopo le elezioni, perché questo avviene sempre dopo le elezioni, noi abbiamo delle campagne elettorali che ci riempiono anche di soddisfazione, perché finalmente, Marco, noi vediamo che Franceschini, lo stesso D'Alema, Fassino, no, Rutelli no, perché Rutelli non lo fa mai, riprendono argomenti che noi abbiamo spesso sollevato sui giornali, no? In fondo questa campagna elettorale, soprattutto negli ultimi giorni, ha mostrato da parte per esempio del segretario del PD Franceschini una certa energia nel denunciare lo scandalo di cui tu hai parlato fino a questo momento. Il problema qual è? È che si va a votare e il giorno dopo il voto cosa succede? Succede che nel Partito Democratico si riapre la lotta di potere, ma che è una cosa giusta in un partito in democrazia, ma non quando vede, posso dire, sempre le stesse persone a contendersi sempre le stesse poltrone, perché questo produce alla lunga una stanchezza, produce alla lunga, e questo secondo me è l'aspetto più preoccupante, una sorta di rassegnazione. Io la sento questa rassegnazione facendo questo mestiere, la sento anche perché avendo fatto per 8 anni prima il condirettore, poi il direttore dell'unità, e avendo girato, posso dirlo con orgoglio, con centinaia di feste dell'unità, che adesso non si chiamano più feste dell'unità, perché se uno poteva farsi del male se l'è fatto cambiando nome anche le feste dell'unità. Allora, parlando con le persone, io mi rendevo conto già da parecchio tempo che questa rassegnazione stava subentrando, perché i discorsi che io mi sentivo fare, che mi sento ancora fare, sono questi: ma ne usciremo mai? Ma potremo fare qualche cosa? Ma l'opposizione avrà la forza di scalzare Berlusconi? Questo è gravissimo, perché se subentra la rassegnazione e l'avversario ha vinto praticamente la partita, e guardate che la rassegnazione è denotata da un dato di cui non parla nessuno: il numero crescente addirittura a livelli ormai oltre la fisiologia delle astensioni. Cioè, le astensioni, Marco, Silvia, sono il segno di una ritirata dell'elettorato, che in un paese che invece, come l'Italia, ha avuto sempre la passione per la politica, è un fatto molto grave. Quindi, rispondendo infine, in sintesi,